Siamo all'Oasi Lago Salso, alle porte di Manfredonia, un'area umida tra le più belle dell'Italia meridionale. Assieme alle lagune di Lesina e Varano è uno dei gioielli che racchiude tanta biodiversità, che deve essere mostrata a tutti quanti, agli scolari, ai cittadini, non soltanto ai manfredoniani o agli abitanti del Parco Nazionale del Gargano, ma a tutta la popolazione, a tutti gli italiani e anche agli europei. Ecco perché il Parco Nazionale del Gargano è intervenuto in maniera decisa nei tempi, sia per i progetti di rinaturalizzazione, sia per i progetti importanti di reintroduzione, come quello della cicogna e come di altre specie. Ma è soprattutto importante avere l'approccio della valorizzazione sulla conservazione che è stata realizzata. Quindi dobbiamo aprire le aule didattiche, dobbiamo fare lezioni, dobbiamo accogliere tutti quanti gli studenti, i ricercatori che vogliono venire all'interno di quest'area per comprenderne non soltanto quali sono i segreti, ma soprattutto quali sono le verità. Ecco, allora una spinta importante ci deve essere da parte degli amministratori, non soltanto del Parco del Gargano, ma anche di tutta la cittadinanza, anche di tutti coloro che vivono all'interno di quest'area, non soltanto i naturalisti, gli ambientalisti, ma anche tutti quanti gli agricoltori che da sempre vivono in questo comprensorio, perché tutti quanti assieme si collabori per rilanciare quest'area e farla diventare un gioiello non soltanto del Parco Nazionale del Gargano, della Regione Puglia, ma dell'Italia tutta. L'Oasi Lago Salso è una delle zone umide più importanti dell'Italia centro-meridionale. È costituita da un esteso canneto allagato che si estende su una superficie di circa 550 ettari e da una serie di pascoli mediterranei allagati che si estendono su una superficie di circa 200 ettari. Il Parco Nazionale del Gargano, oltre ad ospitare il Lago Salso, che con i suoi 550 ettari di canneto allagato costituisce uno dei canneti più importanti d'Italia meridionale, ospita anche la laguna di Lesina, che nella sacca orientale presenta un canneto altrettanto importante. L'Oasi Lago Salso ha un'importanza estrema dal punto di vista naturalistico, non solo per le caratteristiche degli habitat presenti, ma soprattutto per il complesso di zone umide che lo circondano. Infatti, molte specie che normalmente utilizzano il Lago Salso come sito di nidificazione non potrebbero fare a meno delle zone umide presenti nelle aree circostanti come sito di alimentazione. Un esempio ce lo danno gli aironi, che qui sono presenti con una delle colonie più importanti dell'Italia centro-meridionale, che usano il Lago Salso per la nidificazione e le zone umide limitrofe come siti di alimentazione. Ma il Lago Salso ospita anche numerose altre specie acquatiche di notevole rilevanza conservazionistica, ad esempio la moretta tabaccata, che qui è presente come una delle popolazioni riproduttive più importanti dell'Italia meridionale, nonché il fistione turco, negli ultimi anni presente regolarmente come specie nidificante. Un'altra chicca del Lago Salso è costituita dal marangone minore, che ormai da 10 anni costituisce una dei siti più importanti per la specie nell'Italia meridionale. Ma oltre alle specie animali non dobbiamo dimenticare la vegetazione. Appunto abbiamo la Phragmites australis, che è la specie che domina il canneto, abbiamo la tifa con varie specie, ma soprattutto abbiamo numerose altre specie presenti nelle zone umide limitrofe. Ad esempio il Lago Salso è un vero e proprio paradiso botanico, presenta specie studiate da numerosi botanici. L'attuale Lago Salso costituisce il risultato di un lungo processo di bonifiche che è iniziato alla fine dell'Ottocento. Questo processo di bonifica, usando la tecnica delle vasche di colmata, ha progressivamente trasformato l'antica laguna del Lago Salso nell'attuale zona umida Lago Salso, che in realtà non è più una laguna, ma è un'enorme palude d'acqua dolce ricoperta di cannucce di palude.